Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova. A Rosario Moreno per i saluti al network. Dopo ripasseremo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e torneremo in studio. In quell'occasione vi presenterò gli ospiti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, giusto ricordare velocemente che questa trasmissione, come tutte le altre nostre dirette, vanno a reti unificate, quindi su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo anche sulla Web TV di Radio Saiuz, sul sito radiosaiuz.it, sul canale YouTube e sul canale Facebook, quindi anche sulla nostra pagina Facebook. Per quanto riguarda la chat, la potete utilizzare, è unificata su tutti i nostri siti, quindi da qualsiasi parte fate le vostre domande, arriveranno gli ospiti tranquillamente, quindi non vi preoccupate. E potete usare anche WhatsApp al 393 78 80 195 o gli SMS sempre allo stesso numero. Con questo è tutto, Antonella, ti giro la linea. Bene, grazie a Rosario per i saluti al network e ripassiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Grazie Antonella, alle 18.35 prendiamo la linea qui da Pianeta Oggi TV, Radio Favaro Veneto Online, per una notizia importante che è arrivata poco fa. Dunque, vi ricorderete la piccola fortunata Loffredo. Dunque, praticamente è stata lanciata viva e anche cosciente. Fu infatti lanciata da un'altezza sicuramente superiore ai 10 metri, cadendo di schiena, riportando fratture in più parti. Lo ha confermato il medico legale deponendo come teste al processo per omicidio della bimba e del Parco Verde di Caivano. Già da un primo esame esterno ci si rese conto subito che la morte era dovuta a una caduta da una grande altezza. Chica era viva e cosciente, non essendo stati riscontrati segni di percosse. Confermati abusi sessuali reiterati nel tempo. Dunque, dopo questa tremenda notizia, noi passiamo ad un altro argomento, cioè ad un'altra. Scusate, ma quando leggo queste cose qui, poi io rimango anche un po' interdetto perché, vabbè, allora. È difficile, Massimo, è molto difficile dare notizie di questo tipo e rimanere distanti. Esatto, Antonella, infatti anche noi quando diamo queste notizie non è che ci faccia particolarmente piacere. E noi siamo anche, come dire, un po' in lutto perché dobbiamo darvi una notizia, una nota di lutto. È scomparso domenica sera all'età di 82 anni il noto sindacalista sindacalista e scrittore Italo Sgorgiò, che negli anni 60-70 ha portato avanti qui nella zona del Veneziano, in modo particolare a Porto Marghera, delle lotte proprio dando il sangue in strada, tanto per essere molto chiari, per la diritta, per i diritti dei lavoratori. Lo ricordiamo su una trasmissione speciale che la troverete a taglio primo sulla homepage di pianetaoggitv.net, la nostra testata giornalistica di Venezia, con un'intervista a Gianfranco Bettin, attivista politico, scrittore e saggista. Poi a seguire la testimonianza di un suo collega ed amico, il signor Ruggero, una testimonianza molto forte. Dunque, alla fine, le parole, di Italo Sgorgiò che spiega perché ha fatto questo libro. Infatti, noi l'abbiamo raggiunto in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, dal titolo La fiaba di una città industriale, 1953-1993, 40 anni di lotte, casa editrice El Squero. Dunque, proprio pochi giorni fa lo intervistavamo e giusto il tempo di pubblicare il libro e dopodiché ci ha salutati. Oggi, io lo ricordo, ci stanno
questi diritti ce li stanno togliendo, eliminando, distruggendo a colpi di penna. Alle 18.39 restituisco la linea ad Antonella Intranò per la conduzione di Spazio Aperto. Grazie Massimo Bonella, e con te ci risentiamo sul finire della trasmissione per le nuove, per i nuovi aggiornamenti. Bene, torniamo nel nostro studio virtuale e diamo il benvenuto all'ospite di questa sera, Anna Petrozzi, caporedattore in pectore di Antimafia 2000. Buonasera Anna, ben trovata. Grazie Antonella, buonasera. E siamo in attesa di collegarci con Paolo Melchiorre, giornalista, che ci darà gli ultimi aggiornamenti sulla questione Ilva di Taranto, visto che c'è stata una notizia giunta ieri in tarda serata rispetto alla possibilità per la città di Taranto di ricevere 1,3 miliardi da parte della famiglia Riva per fare ricomporre la situazione estremamente difficile che si è verificata negli ultimi anni a Taranto. Allora Anna, con te e assieme a Marco Grilli, che spero si colleghi a breve, questa sera vogliamo parlare non di referendum come tutti magari si aspettavano, ma di qualcos'altro. Ci siamo posti una domanda fondamentalmente, ci siamo chiesti di fronte agli ultimi avvenimenti, agli ultimi fatti, se nella politica c'è ancora morale, c'è ancora etica. Anna, penso che anche tu sia rimasta abbastanza colpita dagli avvenimenti di cronaca che abbiamo letto in quest'ultimo periodo, e penso che questa sia una domanda che tu, come giornalista ormai di lungo corso, ti sia posta. Sì, cara Antonella, ovviamente è la domanda da $1 milioni, nel senso che è facilissimo dire ovviamente no, non c'è morale nella politica, però non vorrei scadere nel qualunquismo, altrimenti rischiamo di entrare in quella vortice terrificante del, come per esempio io mi occupo di mafia, però a dire cioè tutto è mafia e niente è mafia, capito? Vorrei fare dei distinguo. Allora, intanto in Italia la questione morale è eterna, cioè ce l'abbiamo da una vita. Io posso rispondere dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, avendo così approfondito i temi legati alla mafia. Io posso dire solo questo, che negli anni, studiando dagli anni passati ad oggi, posso dire questo, che anzi, diciamo così, cito uno molto più autorevole di me, che è il procuratore Gratteri, con una piccola constatazione. Fino a qualche anno fa, dice Gratteri, erano i mafiosi andare a cercare i politici per trovare gli accordi, per avere i loro vantaggi, per insomma fare scambi di affari eccetera eccetera. Invece oggi sono i politici che vanno a cercare i mafiosi. Siamo arrivati a questo. Queste sono parole non mie, ripeto, ma del procuratore di Reggio Calabria, Gratteri, che immagino che, come tutti sapete, sappiamo, è rispettatissimo anche nelle più alte sfere, quindi voglio dire, non penso di citare un eversivo. Questa è la cifra dal mio punto di vista, nel senso che oggigiorno penso che nel nostro paese abbiamo perso completamente il senso del bene comune e il senso anche di rispetto per le nostre istituzioni. Andiamo oltre, secondo me, la questione morale, molto oltre. Io a volte, quando mi capita di parlare anche con i giovani, con i ragazzi, io ricordo questo, tra folklore, cinema anche in TV, a volte si ha così, qualcuno ha la sensazione che i mafiosi, che sono ricchissimi, possano fare qualcosa di positivo per la nostra nazione. Un ragazzo un giorno mi ha detto: ah, ma se la mafia è così ricca e potente, teniamocela. Voglio dire, ecco, teniamoci, cioè, il ragazzo, no, vuol dire, logica, non fa una piega. Però vorrei far capire che invece la questione oggi è che i mafiosi tranquillamente, c'era un'intercettazione che mi piace ricordare, i due mafiosi calabresi proprio, che tra di loro
parlavano dell'inquinamento, per esempio, delle sostanze tossiche sversate nei terreni e nei mari della bellissima Calabria, e uno con l'altro diceva: ma scusa, ma tu, cioè, inquiniamo la nostra terra, ma i nostri figli andranno al mare. Dice: ma che te ne frega, noi quei soldi al mare ce ne andiamo ai Caraibi. Cioè, voglio dire, questa è la cifra di questa gente, e questa è la gente con cui moltissimi dei nostri politici non hanno timore di fare affari e di prendere accordi. Ecco, quindi, sai, siamo al di là della questione morale, qui siamo nella questione criminale, è soprattutto un'altra questione. Capito? Sì, e purtroppo questa è una questione che si è allargata a macchia d'olio. La stessa osservazione la fa Nino Di Matteo nel suo libro Collusi, quando parla degli imprenditori, per cui alla fine ci ritroviamo incastrati in una sorta di ragnatela per cui tutti i massimi poteri, finanziario, economico, politico, eccetera, sono coinvolti, l'uno spalleggia l'altro, e l'uno ricerca comunque l'appoggio, appunto, della criminalità organizzata, che ormai sembra l'unica in grado di garantire un apporto economico stabile. E questa è una condizione che nel nostro paese ormai sta cominciando a diventare normale. È un problema, quindi, la normalizzazione della presenza criminale nei massimi sistemi? Guarda, il procuratore Scarpinato, il procuratore Ingroia, anni fa ormai avviarono un'inchiesta che la chiamarono Sistema Criminale. È un'inchiesta che però non vide mai la luce, perché non furono trovati delle prove sufficienti per, diciamo, portare a giudizio i sospettati. Tuttavia, questo, diciamo, nome, questa definizione di sistemi criminali, in realtà poi diciamo, si è evoluta come concetto al di là, diciamo, delle sedi giudiziarie, e viene ad indicare proprio una specie di network, chiamiamolo così, che vede coinvolti in affari di ogni genere e tipo, pezzi della mafia, pezzi della politica, pezzi dell'imprenditoria, pezzi della massoneria. E oggi il procuratore Lombardo, se non vado errato, l'anno scorso a un convegno organizzato da Antimafia 2000, non mi ricordo se fosse quello di luglio o quello di maggio, noi li organizziamo, ne organizziamo molti, ma in particolare nelle ricorrenze delle stragi di Capaci in Viena Meglio, mi sentite? Ora sì. Sì. Ok. Oltre a essere un sistema criminale, lo chiamiamo proprio un sistema criminale integrato, vale a dire proprio una non so come dire, una frangia proprio della nostra società, okay? Un sistema che sta ai livelli dirigenziali, ovviamente, che è al di là, al di sopra della legge, quindi capisci che la morale a questo punto, poverina, è sparita nel nulla, ok? Al di sopra anche di quello che l'uomo comune può nemmeno pensare, e trovano ogni modo per fare affari, commerciare nelle attività più illegali, ma anche meno illegali, voglio dire, anche quelle che sembrano legali, attraverso le quali vengono poi riciclate grandissime quantità di denaro. Mi segnalo a proposito che oggi Repubblica, nell'Espresso, Repubblica ha spiegato che oggi l'Espresso ha pubblicato un'inchiesta sul costo della corruzione, per esempio. Sembra che la cifra si aggiri attorno ai 60 miliardi. Ecco, questo è l'entità, il peso, se vuoi, della mancanza di morale, va bene? Anche se ci rendiamo conto che, mentre ne parliamo, anche solo parlare di morale sembra una cosa veramente antiquata. Cioè, mi ricordo, la questione morale, cioè, adesso a questo punto non è più questione morale, capito? È una questione proprio che abbiamo a che fare con una frangia criminale fortissima. Perché? Perché è sostenuta e si alimenta di potere a volte assolutamente costituito, voglio dire legalmente costituito, perché appunto al suo interno ci sono pezzi di politica e pezzi di imprenditoria. Quindi io adesso voglio essere un po' provocatoria, va bene, però io, se penso all'Ilva di Taranto e penso alla strage di quei bambini, va bene, di quelle famiglie, di quelle vite, e poi penso alle stragi fatte dai mafiosi, ecco, io, anche se mi sforzo molto, faccio tanta fatica a vedere le differenze.
E in effetti risulta complicato. Quindi, ecco, quindi sai, quando si parla di criminalità, non lo so, bisognerebbe ridefinire anche quella, perché a volte la realtà subita supera anche le peggiori fantasie. Ascoltando Massimo prima che leggeva la notizia di quella bambina, veramente... aiuto. È agghiacciante. Sono momenti nella vita in cui tu dici aiuto, che faccio? Cioè perdi il senso, almeno mi succede, perde l'orientamento, certo. Completamente. Completamente. Beh, sì, vedo che nel frattempo è riuscito a collegarsi anche Marco Grilli. Buonasera Marco, a tutti. Benvenuto Marco. E giusto Anna, per ricollegarmi a quanto tu dicevi, nel senso parlavi dei bambini di Taranto, do un dato che è esemplificativo. Tra i bambini di età compresa tra i 0 e i 14 anni residenti a Taranto si sono osservati eccessi importanti per le patologie respiratorie tumorali. Tanto per fare un esempio, per i bambini che abitano al quartiere Tamburi, che sono residenti al quartiere Tamburi, per chi non fosse di Taranto, è un quartiere nelle immediate vicinanze del Alto Ilva, si osserva un eccesso di ricoveri pari al 24%, una percentuale che sale al 26% se si vanno a considerare i bambini residenti al quartiere Paolo VI, che si trova ancor più vicino al comparto industriale della città. Ora, questo è un dato piccolo, ma che dà idea di quanto grande, enorme sia il problema. Sì, sì, devastante. Ecco, allora, se di fronte a questo non si prendono ancora, non si mettono in atto tutte quelle soluzioni che pure ci sono, allora ci domandiamo quale sia la morale. Ed è la stessa domanda che immagino un po' tutti si siano posti quando hanno ascoltato, per esempio, il famoso discorso che è stato pronunciato dal presidente della Regione Campania. Un discorso inquietante, se vogliamo. Voi l'avete ascoltato? Sì, nel limite di cui la mia capacità di sopportazione è in grado. Nel senso che, a dire la verità, non l'ho voluto ascoltare né ascoltare. Mi è bastato leggere le cronache e diciamo i passaggi più salienti, chiamiamoli così. E perché? Perché io ho un senso di repulsione verso questi personaggi che però non sono null'altro che, diciamo, l'espressione di un modo di intendere la politica, la cosa pubblica, che è molto diffuso. A fine degli anni 80, penso i primi anni 90, il professor Nicola Tranfaglio, con cui ho avuto l'onore e il piacere anche di scrivere un libro storico, coniò la definizione di metodo mafioso come proprio un modo, un sistema con cui fare politica, con cui fare affari. E quindi abbiamo preso dalla mafia, cioè, quel modo di fare attraverso l'intimidazione, la prepotenza, l'arroganza, ottenere quello che si vuole. Ecco, questo metodo è stato assunto nei gesti, nelle parole, nelle scelte anche da personaggi di spicco, come rivela semplicemente quella vergognosissima registrazione. Quello, il problema è che la maggior parte di noi, quando sente quelle cose, quei modi di esprimersi, magari dice anche vabbè dai, si sarà voluto esprimere così, una cosa folcloristica, ma dire non me ne frega niente della Costituzione, arrivano una pioggia di soldi, purtroppo non è solo un modo, è un concetto mentale che non è solo del non governatore della Campania, è ben condiviso, è accettato e condiviso da moltissima parte. Io non so quanti, se fossero al posto suo, si sarebbero espressi in un modo diverso, cioè non lo so, forse a tanti dico beh, se arrivano i soldi tutto sommato chi se ne frega della Costituzione. Io penso che lui abbia espresso, d'altra parte li votiamo noi, voglio dire, abbia espresso una concezione e un concetto, che questa è la cosa che realmente mi preoccupa, non tanto il vandalo prestato alla politica di turno, capito? Mi preoccupa il fatto che quello che lui dice è condiviso da tanta gente, tanti pur di accedere magari a un posto di lavoro, avere soldi eccetera eccetera, sarebbero disposti a fare qualsiasi cosa. Questo mi preoccupa, la cifra morale, se vogliamo utilizzare di nuovo questo termine, di larga parte del nostro paese.
certo. Antonella, un attimo che sto cercando di tirare dentro la Paolo chiamata. Melchiorre? Sì, un attimo soltanto, due secondi che sto cercando. Vediamo se riusciamo, perché ci sono dei problemi stasera con lo Skype, che è una cosa pazzesca. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo cercando di contattare Paolo Melchiorre, giornalista ANSA, che da sempre segue le vicissitudini di Taranto e dell'Ilva. E speriamo con lui questa sera di poter capire un po' meglio la cifra, ecco, il valore della notizia giunta ieri sera in tardissima serata, notizia secondo la quale la famiglia Riva darà 1,3 miliardi di euro alla città di Taranto per risanare la questione. Quindi dovremmo cercare di metterci in contatto con Paolo per vedere un po' se lui può darci. Sta chiamando un attimo soltanto, vediamo se risponde. Se risponde, vediamo se ce la fa, perché sappiamo che è in mobilità Paolo questa sera. Comunque ci faceva la cortesia di collegarsi, seppur per qualche minuto. So che sta guidando, quindi non vorrei che fosse per questo. Spero riesca a collegarsi con noi. Magari, ecco, Rosario, provo io. Mentre servizio di segreteria telefonica. Niente. Provo io magari mentre. Ecco, intanto vorrei chiedere a Marco, che ricordiamo è il portavoce per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Marco, allora, tu sei in Alternativa da quando praticamente è nata. Ricordiamo che Alternativa Politica è il laboratorio fondato da Giulietto Chiesa, un laboratorio politico che si proponeva appunto di formare le nuove, la nuova classe dirigente, corretto Marco? Beh, prima di tutto si occupa di formare un'opinione nelle persone, quantomeno capire, cercare di capire da che parte va dal mondo, che non è quello che diciamo che ci descrivono i media principali, ma è qualcosa che ti devi imparare a ricavare da solo, frugando tra le notizie, soprattutto sul web, e cercando quegli spazi liberi di opinione che i mass media che conosciamo tradizionalmente, intesi, non sono disposti a dare. Ecco, comunque sia, è chiaro che la tua adesione denota una certa volontà, per cui tu, che comunque sei anche impegnato sul territorio, che valutazione dai a questo tipo di approccio da parte di un personaggio politico, se vogliamo, di rilevanza, quale il presidente della regione Campania è? Allora, come ha detto Anna prima, a proposito, ciao Anna. Ciao Marco. Anche io ho un limite, come dire, di sopportazione dato dalla decenza personale, e devo dire che De Luca lo ha superato in più occasioni. Quest'ultima, a parte che l'ho sentita in diretta perché non era ancora stata pubblicata, e l'ha fatta, se non ricordo male, l'ha fatta trasmettere in piena trasmissione, scusate il bisticcio. Chi è stato? È stato Floris, mi pare, durante Ballarò, che aveva Travaglio ospite, che aveva appunto portato la registrazione con sé in trasmissione. È stata una cosa abbastanza vergognosa, perché denota una volta di più quanto la politica sia legata più al concetto del denaro, della ricchezza, del potere, che non del benessere dei cittadini, e soprattutto, che è la cosa più importante alla base, della morale che la politica dovrebbe trasmettere e della quale dovrebbe essere emblema. Ma purtroppo noi viviamo di politica corrotta ormai, penso, da De Gasperi in qua, cioè dalla fine di De Gasperi in qua. C'è una degenerazione ormai costante di tutta la classe politica, e nonostante si parli di Seconda Repubblica, ormai Terza Repubblica, se andiamo avanti così si parlerà di una quarta e di una quinta, in termini ancora peggiori rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso, perché questo è quello che ci porta a pensare l'involuzione politico-culturale del nostro territorio. De Luca è un'espressione perfetta, quando si parla di cifra morale, è esattamente che posso dire, il paradigma di quella che è la società politica basata sul signoraggio, sui potentati locali, siano essi di estrazione effettivamente e diciamo
conclamatamente sì. Okay. Mafiosa piuttosto che diciamo di affinità mafiosa per il modo di fare. E esatto. Questo ormai perdonami. Quello... Prego. Sì. Perdonami Marco, siccome abbiamo in linea Paolo Melchiorre. Paolo? Sì, ci sono. Vabbè, eccoti, buonasera. Ciao Paolo, benvenuto. Grazie. Sei in diretta su Radio Saiuz. Grazie. Allora Paolo, ti ruberemo pochi minuti, abbiamo bisogno un po' di capire che cosa è accaduto. Dunque, ieri sera, in tardissima serata, come ho già detto più volte, è giunta una notizia che ci ha lasciati abbastanza di stucco, diciamo. 1,3 miliardi dalla famiglia Riva a Taranto per risanare la questione Ilva. Ci puoi aggiornare sulla situazione? Guarda, sono... Qua le cifre ballano, nel senso esatto. Che ieri sera è arrivato questo annuncio del Premier Renzi di una negoziazione con la famiglia Riva, praticamente, che porterebbe più di 1 miliardo di euro per Taranto. Il problema è che il riferimento, però questo non era stato detto, è a soldi che sono stati sequestrati dalla Procura di Milano nell'ambito di una inchiesta, anzi sono due le inchieste per la verità, per evasione fiscale nei confronti di Fabio Riva e di altri appartenenti alla famiglia. E quindi non si comprende ancora bene come possano poi questi soldi, ammesso che sia poi anche sull'ammontare bisogna capire bene effettivamente quanti siano, come questi soldi possano finire alla bonifica dell'area di Taranto, dell'Ilva e alla ambientalizzazione degli impianti del siderurgico, perché poi all'interno di questa cifra Renzi ha citato in tutto 1,6 miliardi, però 322 sarebbero rivenienti dalla vecchia amministrazione, giunta regionale pugliese, la giunta Vendola, 7 milioni verrebbero dalla regione Puglia attualmente guidata da Michele Emiliano, e in tutto sarebbe frutto della negoziazione 1,3 miliardi. Però anche questo, il passaggio, non si capisce come soldi sequestrati, si tratta, la procura può fare ovviamente una negoziazione, o meglio può fare un patteggiamento con l'azienda, perché si tratta di un'inchiesta penale, nel senso che l'azienda chiede alla procura di patteggiare per quanto riguarda i reati e di pagare una certa somma per chiudere, diciamo, la vicenda giudiziaria. Ma come questi soldi possono poi transitare e arrivare all'Ilva ed essere destinati alle bonifiche e alla ambientalizzazione degli impianti, questo ancora non si comprende. Non è dato sapere. C'è stata una polemica fortissima, come sapete, tra Renzi e Emiliano, una polemica a distanza. Certo, perché... certo. Una polemica che ha coinvolto anche l'associazione dei genitori tarantini, che giustamente dal loro punto di vista sono estremamente preoccupati. Per cui mi pare di capire, Paolo, che questi soldi alla fine non verranno destinati come i 50 milioni di euro che invece erano stati in prima battuta inseriti nella legge di bilancio. Cioè quei soldi servivano per potenziare le strutture sanitarie. In questo caso invece tu mi parli di bonifica ambientale. Ecco, per cui rimarrebbe esclusivamente dimmi Paolo. Sì, io ti sento. Sì. No, i 50 milioni erano un emendamento in commissione bilancio alla Camera, sì, che è stato dichiarato inammissibile e che era destinato all'acquisto di strutture sanitarie, di materiale, esatto, e strutture sanitarie per Taranto. Sì.
è stata dichiarata inammissibile, è stato detto che non era quella la strada attraverso la legge di stabilità e che quindi bisognava seguire altre strade. Poi Renzi ha detto se ne può ridiscutere al Senato di questi 50 milioni. Il problema è invece il 1.300.000.000. Io non sono un giurista, però vorrei capire attraverso quale meccanismo giuridico si possano poi destinare all'ILVA. Tant'è vero che oggi uno dei motivi di polemica tra Renzi ed Emiliano è stato il fatto che Emiliano abbia risposto al Presidente del Consiglio: forse farebbero bene a farci sapere come l'ILVA abbia utilizzato le centinaia di milioni di euro che sono stati dati dal governo attraverso i vari decreti, e l'ambientalizzazione, l'adeguamento degli impianti alle normative ambientali ancora slitta. Esattamente. Quindi è una situazione che è ancora lontana dall'essere chiarita. Non ho capito bene, scusami. La situazione è ancora lontano il chiarimento definitivo, cioè è stata una cifra buttata lì per ovvie ragioni, sappiamo tutti che periodo stiamo attraversando, ma di fatto non si è ancora capito in che forma, in che misura, in che maniera potranno essere fruibili per la cittadinanza tarantina. Esatto, non è una cosa semplice, perché si tratta di soldi che dovrebbero provenire da una inchiesta giudiziaria e eventualmente poi transitare al Fondo Unico per la Giustizia, perché questa è la procedura. Poi però bisognerebbe come destinarli specificamente alla bonifica dell'area siderurgica, non lo so. Questo non lo sa nessuno, Paolo. Giuridica. Mi auguro che lo sappiano loro almeno. Sì, ho l'impressione che si stiano sparando cifre, però l'accordo c'è, perché un accordo è stato confermato anche da Milano. Si tratterebbe di un patteggiamento, perché questo può essere in termini trattandosi di inchiesta penale, ci può essere un patteggiamento e uno patteggia che metta una determinata somma di denaro per della responsabilità amministrativa e quindi si chiude la vicenda giudiziaria, ma tutto il resto è tutto da vedere. Ho capito. Va bene, grazie Paolo. Sappiamo che più di tanto non puoi rimanere collegato con noi, ci dispiace molto. Spero che tu possa tornare ad essere nostro ospite, perché è una questione che va assolutamente chiarita e compresa. Grazie Paolo. Niente, grazie a voi. Buona serata, buon lavoro. Grazie. A presto, ciao. Ciao. Scusatemi un attimo, fatemi capire. Sì, Marco. Perché mi sono preso la briga di andare a leggere un po' di cosucce, ma a parte il classico coniglio dal cilindro, no? Ma poi siccome sono frutto di patteggiamento, si dice se è un patteggiamento è poi l'autorità giudiziaria che deve stabilire come vanno fatti transitare questi soldini. Mm-mm. Non è che sono denari immediatamente disponibili per l'ILVA, per la città di Taranto, per la regione Puglia o per chi per esso. Cioè c'è un giudice che deve dire questi vanno messi lì. Dopo da lì c'è qualcos'altro che deve essere innescato perché si possano redistribuire. Quindi, tanto per cambiare, siamo di fronte al classico ed ennesimo proclama di Renzi quando si ritrova con le braghe calate, perché siamo alle soglie del referendum e chiaramente, come in sede di consultazione elettorale ci sono stati gli 80 euro per i dipendenti, adesso vengono fuori 50 euro per i pensionati, adesso viene fuori anche 1.300.000.000 magicamente per l'ILVA, improvvisamente, dopo che ieri c'è stata la pubblicazione della lettera dei genitori dei bambini malati e comunque di tutte le famiglie che sono coinvolte in questa situazione, in questa situazione, in questa circostanza, che era da definire caustica, sarebbe veramente un eufemismo, ma bellissima,
E questo magicamente alle quando è stato? Alle 23 qualcosa ieri sera, alle 23.30 circa, sì, è stata data la notizia. Si è inventato che la famiglia Riva generosamente ci darà 1.300.000.000, anzi 1 miliardo circa, più vari altri 300 milioni di qua, 322 sì, quanti sono provenienti dalla giunta Vendola, 7 milioni provenienti da un'altra parte ancora, anzi da Emiliano, giusto per non farsi mancare nessuno. Certo. E quindi vissero tutti felici e contenti, senza tra le altre cose dire quando questi soldi saranno disponibili, e soprattutto ci vorrà un piano industriale per capire come realizzare tutto quello che va realizzato. E poi, appunto, come avete detto anche prima, tutto denaro, o quantomeno una buona parte, che doveva essere indirizzato alla sanità pubblica di tutta la regione, quindi non soltanto dell'area del Tarantino. Quindi immagino che anche altra parte della Puglia non sarà esattamente contenta di questa cosa. Quindi, voglio capire, ma quest'uomo, allora, io sto cominciando a perdere la pazienza, nel senso che normalmente non mi esprimo in modo volgare in trasmissione, voi lo sapete, però se dovessi utilizzare un'espressione colorita per stigmatizzare la situazione, direi che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di Renzi di cercare di farsi vendere il culo dagli italiani, perché non vedo altre... Tanto per essere chiari, comunque Marco, sì. Adesso ci colleghiamo con Massimo Castellana, che è il presidente dell'Associazione Genitori Tarantini, e sentiremo dalla loro viva voce... Pronto? Sì. Massimo Castellana, buonasera, sì, è in diretta buonasera. Su Radio Saiuz. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto. Allora, ricordiamo, lei è il presidente dell'Associazione Genitori Tarantini. No, 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 non sono il presidente dell'Associazione Genitori Tarantini. Portavoce? Preferiamo dire sono un genitore tarantino. Un genitore tarantino, va benissimo. Allora, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato pochi secondi fa Paolo Melchiorre, un giornalista ANSA, che ci ha aggiornati sulla situazione. In merito naturalmente alla notizia diffusa ieri sera del 1.300.000.000 che pare la famiglia Riva debba destinare alla città di Taranto per risanare la situazione. Sono in collegamento con noi, glielo ricordo naturalmente, Anna Petrozzi, caporedattore di Antimafia 2000, e Marco Grilli, portavoce per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Naturalmente ragazzi, potete rivolgere le vostre domande direttamente al signor Castellana. Dunque, la vostra reazione, come avete appreso questa notizia? Bene, come l'ultima buttata prima del voto referendario, un modo un po' meschino di raccogliere qualche manciata di sì in più da questa città che credo boccerà tranquillamente l'operato di Renzi e anche questo tentativo di mettere mani alla Costituzione. Teniamo conto che Renzi ha detto che arriveranno 1.200.000, 1 miliardo, 1.400.000, non lo sa neanche lui, quindi questo è già sospetto. Arriverà per risanare l'Ilva e Taranto. Noi genitori tarantini la cosa la ricostruiamo così: siccome di tutti i soldi promessi a Taranto non abbiamo mai visto un centesimo quando si metteva insieme Ilva e Taranto, crediamo che succederà la cosa che è successa sempre, e cioè i soldi andranno tutti all'Ilva, che non sappiamo se li userà per bonificare qualche cosa o per mettere in sicurezza qualche cosa all'interno della fabbrica, ma l'assunto è questo: io ho dato i soldi all'Ilva, l'Ilva ha usato questi soldi per produrre meno inquinamento che ricade su Taranto, quindi i soldi sono stati usati per Taranto. È un modo un po' strano di gestirla. Anche perché le vostre aspettative penso fossero completamente diverse. Come, scusi, non ho capito. Penso che le vostre aspettative o comunque i vostri bisogni siano completamente diversi da questa visione. Beh, certo, intanto 1.200.000.000, per quanto possano sembrare una cifra astronomica, non sarebbero che una mancia lasciata ad un cameriere in un ristorante per quanto riguarda la situazione di Taranto, che voi conoscete benissimo, è a livello sanitario disastrosa. Questo è uno.
ma dobbiamo anche dire che queste promesse alla vigilia del voto di una persona che non sa neanche quanti soldi ha recuperato dalla famiglia Riva ci lasciano quantomeno dubbiosi. Bisogna anche dire che un paio di anni fa la magistratura tarantina chiese al governo svizzero di sequestrare 1.200.000.000 dei conti dei Riva, e cosa che venne bloccata. Sì. 1.200.000.000 di soldi dei Riva che dovevano arrivare direttamente a Taranto quale prima tranche di una richiesta di 8.500.000.000 ai Riva per i danni procurati a Taranto. Non stiamo parlando dei danni sanitari a Taranto. Quindi sì, questi soldi che erano stati bloccati, probabilmente da come abbiamo ricostruito rispetto a quello che abbiamo sentito, sono gli avvocati di Fabio Riva che stanno consigliando a Riva di dare 1.200.000.000. E il governo italiano, insieme al governo svizzero, hanno deciso di dare questa notizia. Non c'è nulla al momento, neanche la cifra esatta, in realtà. E questa è la situazione. Probabilmente quel 1.200.000.000 in qualche modo dovevano arrivare a Taranto per quella richiesta di sequestro fatta dai magistrati tarantini per l'ambiente svenduto, questo grande processo che si sta tenendo a Taranto. Si parla molto dei bambini, tanto da una parte quanto dall'altra. E la situazione a Taranto qual è? Abbiamo detto poc'anzi che le percentuali di ricovero a causa di malattie neoplastiche variano dal 24 al 26% in aumento. Sì. Questo dipende dalla zona di residenza. Lei conferma questi dati? Sì, il 24% a Rione Tamburi e il 26% al quartiere Paolo VI, che sono i due quartieri a ridosso dell'Ilva, se la diciamo così. In realtà è l'Ilva ad essere a ridosso di due quartieri, visto che il quartiere Tamburi esisteva già molto prima, molti secoli prima che arrivasse quell'Ilva, ex Italsider. Quali sono le esigenze del territorio, signor Castellana? Beh, le esigenze del territorio, se vogliamo, a livello sanitario sono un'oncoematologia pediatrica sicuramente, qualcosa che riguardi anche il sistema cardiovascolare e il sistema respiratorio, che è vero, il cancro, la parola tumore fa già paura a dirla, forse anche a solo pensarla, ma il problema forte è le percentuali di malattie a carico dell'apparato respiratorio, a carico dell'apparato cardiovascolare, in percentuale sono nettamente superiori ai tumori, che già sono superiori del 25% rispetto alla media regionale, e in età pediatrica addirittura arrivano al 50%. Si sono registrati anche dei casi di problemi di concepimento, insomma le donne purtroppo stanno vomitando. Le donne a Taranto in buona percentuale soffrono di endometriosi, che è l'impossibilità di avere figli, sempre a causa dell'inquinamento. E ripeto, l'inquinamento non lo produce a Taranto solo l'Ilva, ma lo produce anche l'ENI, la raffineria, lo produce la Cementir, e lo producono anche le varie discariche che sono tra le più grandi d'Europa, che dentro contengono tutto. Addirittura alcuni chimici hanno rilevato degli elementi che ancora non conoscono, elementi ai chimici sconosciuti. Addirittura. Cioè sono state trovate sostanze che non rientrano nello scibile della chimica conosciuta. Del conosciuto. Questa è una notizia che davvero ci lascia senza parole, guardi, non pensavamo si fosse arrivati addirittura a questo. Voi avevate annunciato il sit-in. È una notizia da dare questa qui, Antonella. Certo. Signor Castellana, voi avevate annunciato un sit-in per il 3 prima, di dicembre. Chiaramente ci tengo che vengano verificate le cose che diciamo. Certo, sì, ma comunque voglio dire, rispetto a quella che è la situazione globale, questa sua affermazione non ci stupisce in un senso, perché ci rendiamo conto che siamo andati davvero oltre.
oltre alla gravità che avevamo intuito e compreso, evidentemente c'è una situazione davvero non di emergenza, di più, e quei 50, quei famosi 50 miliardi che erano 50 milioni, scusate, che erano stati inseriti in prima battuta nella legge di bilancio, servivano proprio a rafforzare il comparto sanitario. Scusi, non ho sentito, ho problemi con il cellulare, può ripetere? Ah, ecco. Sì, le dicevo che quei prima 50 milioni che erano stati destinati nella legge di bilancio al territorio servivano proprio a consolidare il comparto sanitario. Sento di questi 50 milioni come al solito, è un po' come il discorso del miliardo e 200 milioni, questi 50 milioni sembrano usciti dal cappello di un prestigiatore e poi rientrati nel cappello e poi mai più usciti, è un po' come dire a uno spettatore mi dia l'orologio e poi non restituirglielo più, quindi anche su questo si parla di cifre che ripeto sembrerebbero enormi, ma che in realtà sono minime, sono proprio assurde. Però il discorso è questo, non siamo noi come genitori tarantini, come tarantini in genere, a dover gestire la cosa a livello di soldi, di finanziamenti, certo. Chiaramente. Quello che ci disturba di più del comportamento del governatore di questo Stato è che lui 2 anni fa venne a Taranto e disse che in barba a quello che pensava l'Unione Europea, lui sarebbe stato dalla parte dei bambini di Taranto, lui avrebbe difeso i bambini di Taranto e tutelato la salute dei bambini di Taranto anche contro il pensiero dell'Unione Europea. Questo è venuto a dire a Taranto, nella città spartana, ai tarantini. Guardi un po' che cosa è successo, che 180 tarantini hanno denunciato lo Stato italiano al CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dato ha istituito una procedura di urgenza contro lo Stato italiano per la violazione dell'articolo 2, che è il diritto alla vita, e dell'articolo 8, che è il diritto alla tranquillità e alla salute della famiglia. Signor Castellano, voi avevate annunciato un sit-in davanti a Palazzo Chigi per il 3 dicembre, sit-in che poi avete deciso di non fare più per ragioni di opportunità, proprio perché non volevate dare l'impressione di andare lì a chiedere l'elemosina. Ma adesso, di fronte a questa nuova situazione, come intendete comportarvi? Beh, intanto da Taranto lanceremo ancora le nostre iniziative per la tutela dei bambini di Taranto. Noi non facciamo più il sit-in perché non si trattava di un sit-in. Questa cosa è stata un po' presa in giro dallo stesso Renzi, che ha chiamato questo sit-in strumentale e insomma, vabbè, l'ha chiamato strumentale. E quindi non ha usato qualche frase per il sit-in, non ha sprecato neanche una parola sul fatto che noi gli avevamo chiesto un incontro. Allora noi abbiamo spiegato che il sit-in non era altro che i genitori tarantini che partivano da Taranto e andavano a Roma e aspettavano giù sotto a Palazzo Chigi la delegazione che sarebbe andata a parlare con il primo ministro. Invece lui l'ha strumentalizzata questa cosa. E questa cosa ci ha offeso e gli abbiamo chiesto: quando ritiene lei ci inviti, perché noi non veniamo a chiedere l'elemosina di una riunione, di un incontro, e non chiediamo neanche l'elemosina dei 50 milioni che vanno e vengono, anzi più prima vengono e poi vanno. Noi veniamo a incontrarla per batterle in faccia le parole che lei ha detto a Taranto sui bambini di Taranto, che continuano ad ammalarsi nonostante lei abbia poi ripreso questo fatto dei 50 milioni, che se ne discuterà il 12 dicembre. Allora il 12 dicembre si discute questo fatto dei 50 milioni, il 7 dicembre verranno, come dire, resi noti i dati dell'ultimo studio epidemiologico sui bambini di Taranto, già in possesso della ministra Lorenzin,
che ha secretato i risultati e ha chiesto ai dottori di mantenere il segreto, e verranno probabilmente resi noti il 7 dicembre. Allora, una cosa è il 7 dicembre, una cosa è il 12 dicembre, quell'altra cosa, quella del 1.200.000.000, stranamente ieri sera, prima del 4 dicembre. Questo è un comportamento quantomeno... Il dato, sì, il dato cronologico in questo caso assume un'importanza rilevante. Bisogna riflettere, certo, sulla scansione delle date in questo caso, più che mai. Certo, è quello che noi facciamo come ragionamento, anche perché se si hanno dei dati epidemiologici nuovi, freschi e magari anche importanti per la loro gravità, perdere anche un solo giorno dal momento in cui si hanno, e ce li hanno da più di un mese, è una omissione. Noi riteniamo che lo stadio sia l'assassino non solo dei nostri figli, ma anche di noi stessi, della città e del futuro sviluppo della città. Questa città è stata, come dire, uccisa perché non le è stato consegnato un futuro. Futuro che avrebbe avuto e che probabilmente avrà, se noi continueremo, tutte le associazioni di Taranto che si battono per un futuro diverso, e noi avremo la costanza di continuare nella nostra lotta. E noi vi seguiremo, signor Castellana, ci permetteremo di invitarvi ancora, perché quella di Taranto è una situazione che si ritrova specularmente in tante altre zone della nostra nazione. Sì. Penso che il futuro rubato non sia solo quello della città di Taranto, ma quello di un intero paese che in questo momento sta vivendo un grave pericolo da un punto di vista ecologico, ambientale, sanitario e politico. Perché, guardi, noi abbiamo iniziato la nostra trasmissione ponendoci una domanda: se esiste ancora una morale, un'etica in questa politica? E quello che lei ha dichiarato questa sera ritengo sia la risposta migliore a questa nostra domanda. E io aggiungerei anche un altro piccolo particolare: se in questo paese c'è ancora democrazia. Questo lo scopriremo molto presto. Sì, perché la democrazia in realtà è l'insieme di informazioni che ti fanno decidere per una cosa, magari anche sbagliata, ma ti fanno decidere, ti mettono nella possibilità di decidere. Se io do solo le informazioni che mi interessano e le altre le nascondo, io sto mutilando la democrazia. Trovo che sia più che condivisibile questa sua opinione. La ringraziamo, signor Castellana, per essersi collegato con noi questa sera. Le ribadisco che la inviteremo ancora, perché questa è una situazione che vogliamo seguire da vicino, e le auguriamo buon lavoro e facciamo tanti auguri davvero a tutti i bambini e a tutti i malati di qualunque età della città di Taranto e del paese, naturalmente. Grazie, signor Castellana. I genitori ricambiano i saluti e ringraziano la di Salute per l'ospitalità. Grazie. Vi verrà riproposta, grazie a lei, a presto. Un saluto a tutti, grazie. Naturalmente. Grazie, riporterò. Grazie, buonasera. Bene, Anna, Marco, credo che siano state abbastanza chiare le parole del signor Castellana. Chiarissime, anche troppo chiare, quindi vedi, ritorniamo al ragionamento di prima, Antonella, qui non è più una questione morale, è una questione criminale. Quindi quando si parla, quando i magistrati parlarono di sistemi criminali, penso che non hanno trovato una definizione migliore. Questo è proprio, stigmatizza un modo di amministrare il potere in un paese in cui veramente pensare solo a quelle famiglie, a tutto quello che semplicemente non chiedono nient'altro di poter lavorare in sicurezza, non è che stanno chiedendo chissà che cosa straordinaria, di vedere rispettato i diritti più banali, più elementari, che sono il diritto al lavoro, quindi il diritto a poter mantenere la propria famiglia, quindi il diritto a fare una famiglia, a proteggerla, a proteggere i propri figli e avere un futuro. Quindi è veramente, non c'è altro termine se non criminale. E adesso con questo referendum, lo so che avevamo detto di non parlarne, ma a questo punto penso che sia necessario. Diciamo che non dobbiamo dare indicazioni di voto, se no scatta la
Sidra, devo chiamare subito qualcuno di un altro comitato, sennò qui non rispettiamo la par condicio. No, però voglio, quello che penso, penso che dobbiamo molto, stare molto attenti a cosa votiamo, perché se chi detiene il, chi detengono il potere in pochi, se eliminano sempre di più la possibilità dei cittadini di esprimersi e di votare e di controllare anche quello che viene fatto, il risultato inevitabilmente sarà che tutte questo modo criminale di gestire il potere e la cosa pubblica sarà non solo autorizzato, ma sarà legittimo, sarà legalizzato, perché potranno farlo senza che noi potremo dire niente. Quindi ecco, non l'ho detto ma l'ho detto, insomma, fate attenzione quando siamo. Diciamo che la scelta deve essere inquadrata in questa situazione, cioè noi respiriamo questo clima, viviamo in questo momento storico e stiamo assistendo a questo tipo di gestione della cosa pubblica. Marco? Cosa vuoi che dica? Rischio di ripetermi. Comunque io devo solo ringraziare il signor Castellano per aver detto che effettivamente nel momento in cui si privano le persone di, dal punto di vista comunicativo, tutte le notizie utili a formarsi un'opinione corretta che vada in un senso oppure in un altro, si sta commettendo un obbrobrio, anzi direi di più, un delitto sostanzialmente. Perché quando io ragiono di una televisione che dobbiamo per forza fare sul web, facendo fronte alle spese con le misere risorse che si hanno per poter mettere a disposizione della gente più informazioni possibili, anche in controtendenza rispetto a una linea di condotta obbrobriosa da parte dei network principali, ivi e soprattutto inclusi quelli di Stato, è chiaro che se una persona che ha a che fare con problematiche così cogenti e contingenti nel suo territorio da sola, senza essere influenzata, si esprime in questo senso e rappresenta la vera popolazione, ragazzi, non so che cos'altro io debba aggiungere. Poi torno a ripetere, si era detto di non toccare l'argomento referendum, a buon intenditore, no, poche parole. No, infatti non serve toccare l'argomento, perché è importante più che altro contestualizzare il momento in cui questa consultazione viene proposta. Allora, abbiamo un clima di questo genere, dove si sparano cifre sostanzialmente, dove c'è una situazione come quella di Taranto. L'avete sentito il signor Castellano, no? Ha tranquillamente detto che sono state ritrovate sostanze chimiche sconosciute. Quindi vuol dire che altro che terra dei fuochi. Altro che terra dei fuochi, qui ci troviamo in una situazione davvero drammatica, per cui abbiamo una strumentalizzazione di questa situazione così difficile. Si ripropone il voto di scambio, non c'è una seria e cosciente gestione della cosa pubblica, e in questo clima ci viene proposta una scelta così importante. Quindi la nostra decisione dovrà naturalmente essere molto accorta, perché in un senso o nell'altro il clima è questo, per cui se la domanda viene posta da questi interlocutori, ancor di più dobbiamo stare attenti alla risposta che diamo. Io mi auguro che ci sia una sola differenza, perché stavo pensando quando lui ha detto Taranto, la terra degli Spartani, cioè una terra fondata dagli Spartani, mi è venuto in mente immediatamente 300, cioè dove Leonida sfida Serse, poi ci lascia le stracce, come si suol dire in gergo, con 300 valorosissimi soldati guerrieri che vanno a combattere Serse, pur sapendo che probabilmente non torneranno mai a casa, ma per una questione di principio e di lealtà verso alcuni principi, vedi la morale della politica, eccetera eccetera, loro devono combattere. E io penso che i genitori tarantini continueranno a farlo, come ritengo continueranno a farlo tante altre persone che in questo momento noi, scusami Antonella, noi non dobbiamo aspettare che loro muoiano come Leonida e i suoi prodi in battaglia. Noi dobbiamo affiancarli, dobbiamo sostenerli da tutti i territori italiani e verso tutte le avversità che si pongono in tema di Ilva, di ambiente, di referendum, di costituzione, di democrazia e salvaguardia dei principi democratici, che in questo momento sono assolutamente messi in discussione, se non addirittura in pericolo. Assolutamente. Anna, vuoi aggiungere qualcosa?
siamo in chiusura, quindi... Ma aggiungo che intanto ti ringrazio, ringrazio tutti per questo spazio così importante di confronto. Io rimango, veramente quando si parla di bambini rimango a volte talmente turbata che a volte veramente mi mancano le parole. E, quello che succede ai bambini di Taranto è una vergogna nazionale. Cioè, ai bambini di Taranto, adesso abbiamo parlato di loro, ma purtroppo ci sono altre situazioni analoghe nel nostro paese. Io penso che, come diceva Marco, il nostro dovere da un punto di vista dell'informazione è cercare di sostenerli, di farli parlare, di sentire le loro ragioni. Però è veramente importante capire che da chi siamo governati, fare attenzione. Io sento tanta gente che preferisce fare finta di nulla, dice ma dai andiamo avanti, non importa. Ecco, non è vero, perché ogni nostra decisione incide, che abitiamo in Friuli o nelle Marche o dove, anche ogni nostra piccola decisione può incidere anche sul futuro dei bambini di Taranto. Quindi io richiamo, come sempre ogni volta che parlo, gli italiani a informarsi, a leggere, a discutere, a confrontarle le notizie. Lo so che è una fatica, perché in questo mondo dell'informazione drammatico, questo comporta un impegno che la gente deve lavorare, deve mantenere i propri cari. Cioè, la nostra vita, così come è concepita la nostra società, rende tutto molto difficile. Però non possiamo pensare di essere uno disgiunto dall'altro, non possiamo pensare solo al nostro orticello. Noi abbiamo il dovere tutti di pensare sempre, in un paese grande o piccolo come l'Italia, che è una cosa che si decide in Val d'Aosta può influire su quello che succede a Taranto. Io questo mi sento di dire, carissime, quando parliamo con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, quello diciamoglielo, di non pensare che quello che succede qui non ha niente a che vedere con quello che succede là. Questo chiaramente è tutto connesso, quindi assolutamente informazione con fatica, mi rendo conto, perché oggi il mainstream bombarda con, vedi, bastava mettere questa notizia che ha dato quel genitore Castellana, dicendo che è uscita l'indagine epidemiologica il 7, già da un mese, e la diranno solo il 7 perché tre giorni dopo il 4, quindi tre giorni dopo il referendum. È per un paese democratico una sconfitta drammatica. Cioè, non si può giocare sulla vita della gente così, continuazione. E torno sempre lì da dove siamo partiti. Questa non è una questione morale, è una questione criminale. Assolutamente. E parliamo di bambini, ma qui parliamo di un'intera, sottolineiamolo, perché sai, troppo spesso ho sentito in questo periodo parlare di bambini in maniera, adesso lo dico io, in maniera assolutamente strumentale. Qui c'è un'intera città, un'intera regione, perché Taranto è l'esempio più immediato, ma ci sono tantissime altre realtà delle quali non si parla. C'è un incremento della percentuale di malattia neoplastica anche nelle cese, nel brindisino, soprattutto a livello polmonare, e non se ne capisce ancora la ragione. Ci sono in aumento patologie neoplastiche epatiche nella provincia Bat, Barletta, Trani, insomma al nord di Bari, intendo dire, tra Foggia e Bari per la precisione. C'è un altissimo aumento della percentuale di malattie neoplastiche al fegato e non se ne capisce la ragione. Allora, qui sta accadendo qualcosa, questo è indiscutibile, non si parla di complotti, lasciamo perdere queste sciocchezze, sono dati statistici, basta andare a leggere, basta informarsi. Allora, c'è una regione, c'è una nazione che sta prendendo una brutta piega. La politica in questo paese sta prendendo una brutta piega, la gestione del territorio è ancora peggio, per cui stiamo attenti a quello che facciamo, stiamo attenti a quello che scegliamo e decidiamo, perché non sarà un qualcosa che si limiterà ad una data, è qualcosa che pregiudicherà il proseguo della vita nostra, figli e nipoti, per cui stiamo molto attenti. Volevi dire qualcosa, Marco, rapidamente, perché sono le 19.36 e dobbiamo passare la linea massima. Stavo guardando una cosa, che la l'Ilva è soggetta a commissariamento straordinario praticamente dal giugno del 2013 e al 30 novembre 2015 aveva 15.487 dipendenti diretti. Voi vi immaginate che cosa vuol dire? Infatti, è esattamente se così. Mettiamo caso ognuno di questi dipendenti diretti avesse anche solo un figlio, fatevi voi un calcolo rapido, sono 15.487 potenziali morti che camminano. È una generazione sfazzata. Assolutamente, assolutamente, perché dovete considerare che molti bambini nascono già malati.
Per cui il ricambio generazionale in quella città non ci sarà. Ci sarà un salto pazzesco, un'intera generazione verrà saltata, e in un paese che ormai invecchia sempre più, insomma, voglio dire, traiamo le nostre conclusioni. Quindi stiamo attenti alle scelte che facciamo. Questo è il contesto nel quale ci stiamo muovendo, questo è il contesto nel quale ci stanno chiedendo un'opinione. Mai come in questo momento è importante non sbagliare. Sono le 19:38, dobbiamo passare subito la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti, altrimenti non riusciamo a farlo parlare. Prego Massimo. Sì, tranquillamente, riprendiamo alle 19:38 qui da Venezia, Radio Favaro Veneto online, Pineta Oggi TV, testata giornalistica. Su quello che avete detto voi, soprattutto in queste ultime battute molto forti, ecco, io non so se dovesse arrivare, e non so cosa aspetta a ritornare Gesù Cristo, quanta gramigna dovrebbe estirpare, questo lo dico a coloro che pensano di avere in mano il pianeta solo perché hanno tanti soldi, sono dei poveri illusi, malati di mente. Allora, vediamo di dare una notizia che ci è giunta da poco. Dunque, il governo e i sindacati hanno raggiunto l'accordo quadro sul rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, lo riferiscono fonti sindacali al termine della lunga giornata di trattativa al Ministero della Pubblica Amministrazione. L'intesa sblocca i contratti di 3,3 milioni di lavoratori fermi da 7 anni. Dunque, abbiamo altre notizie. Ci sono ancora scosse di terremoto nel centro Italia, registrate scosse anche in Emilia. Poi i giornali, i quotidiani locali non solo ricordano la morte di Italo Sbrogiò, come ad esempio il Manifesto, la Nuova Venezia, il Gazzettino. Io qui davanti la Nuova, c'è un articolo molto lungo, io naturalmente vi faccio la sintesi in pochissime righe. Dunque dice: nel 1965 era stato tra i fondatori di Potere Operaio ed era stato un importante protagonista delle lotte dei lavoratori di Marghera degli anni 60 e 70. Negli ultimi anni era stato anche custode dell'archivio fotografico Finzi e aveva partecipato al progetto di un museo di storia locale della terraferma, ma aveva anche partecipato con Massimo Cacciari e Toni Negri nel 2007 alla rassegna Anni Sospesi, che raccontò quegli anni di lotte del lavoro. Sbrogiò abitava a Favaro Veneto, provincia di Venezia, dove era nato nel 1934. E lui, prima di lasciarci, ci ha lasciato una memoria, il suo ultimo libro, dal titolo La fiaba di una città industriale, 1953-1993, 40 anni di lotte. Potete trovare uno speciale con l'ultima intervista che il sottoscritto gli aveva fatto in occasione proprio della pubblicazione di questo suo libro su pianetaoggitv.net a taglio primo, con la partecipazione anche di Gianfranco Bettin, scrittore, saggista, ha avuto attività anche in politica, lo ricordiamo anche come prosindaco di Mestre. E alle 19:41, con questa notizia che noi però vogliamo ricordare, Italo Sbrogiò da vivo, su quello che ha fatto, il grande lavoro che ha fatto, queste memorie che ce l'ha consegnate a noi, e noi abbiamo il dovere proprio come giornalisti, come operatori dell'informazione, comunque come operatori dei mass media, di portarle avanti, perché queste memorie mai come oggi servono assolutamente. Questo alla luce anche di quanto è stato detto in questa trasmissione con Marco Grilli, con Anna Petrozzi, Antonella Entrenò. Io vi restituisco la linea, ci sentiamo alle 22 per ulteriori aggiornamenti. Grazie a Massimo Bonella. Ecco, devo puntualizzare, la BAT è composta dalle province di Barletta, Trani e Andria. Non mi sovveniva poc'anzi, ero ancora con la mente a quello che aveva detto il signor Castellana. Bene, salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziamo Anna Alessia Petrozzi, caporedattore in pectore di antimafia2000.com. grazie Anna per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi Antonella, grazie a tutti, un saluto a tutti, a Marco, Massimo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie, grazie a te, ciao.
Ciao Anna. Grazie a Marco Grilli, portavoce per Alternativa in Friuli Venezia Giulia. Grazie Marco. Grazie a voi sempre, grazie dello spazio che mi concedete. Grazie a Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net da Venezia. Grazie Massimo, a più tardi. Sì. E ringraziamo naturalmente Rosario Moreno da Treviso per la regia centrale, il grande Rosario. Grazie Rosario. Grazie a voi, una buona serata a tutti e ci sentiamo alle ore 22 allora. Grazie Rosario, buonasera. Ciao Anna, grazie anche a te. Salutiamo Ugo Caleb che non è in collegamento audio con noi, video con noi, scusate, ma che ci segue. Salutiamo Ugo e permettetemi, se ci sta ascoltando, devo salutare il mio spacciatore di caffè personale, Emilio. Ciao Emilio. Allora, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alle 22 per Osservatorio Antimafia. Questa sera sarà con noi, come promesso, Luana De Francisco, assieme alla quale daremo qualche stralcio, ecco, del suo libro. Lei è coautrice del libro Mafia Nord-Est e parleremo di ecomafia, nello specifico di un caso in particolare, il caso Aspide. Bene, se volete seguirci, ricollegatevi con noi alle 22, altrimenti ci sentiamo mercoledì prossimo alle 18:30 per una nuova diretta di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buona serata. Ciao Antonella. Ciao, ciao Massimo. Buona serata. Ciao Anna.